L'obiettivo è utilizzare uno strumento che è appunto questo docufilm che è stato prodotto dall'università e metterlo a disposizione delle scuole. Io credo che il tempo che viviamo è un tempo in cui la narrazione rischia di cancellare la memoria. Bisogna ricreare le condizioni emozionali che suscitarono quel grande movimento di reazione contro la mafia. E questo docufilm consente a ragazzi che non c'erano perché non erano ancora nati non solo di avere raccontata quella storia, ma di rivedere alcune immagini, alcuni fatti che sono entrati nella nostra vita e che devono essere ricordati come un rischio sempre permanente nel tempo in cui viviamo. Ecco perché questo film è un'occasione straordinaria per rinnovare una memoria che si fondi anche sull'emozione.